Fratelli, allegria, gioia, vorrei che noi cantassimo in questo viaggio, ossia il canto deve aleggiare sulla nostra imbarcazione, deve il canto risuonare nei nostri petti, sulla nostra bocca, la gioia deve inondare come in una luce nuova i nostri volti, dobbiamo essere raggianti di gioia perché condotti dallo Spirito noi andiamo verso terre nuove, quelle terre che lo Spirito ci farà scoprire e scopriremo poi quello che già è dentro di noi, quello che è sepolto dentro di noi ma che non sapevamo. Ecco, il primo tema che noi abordiamo è Dio ti chiama. Dio ti chiama. Questo benedetto Dio è un Dio con la bocca aperta, sempre che chiama. Sempre che chiama. Il guai è che non sempre noi udiamo la sua voce, ma lui chiama sempre. Perché questo benedetto padre ha un figlio e questo figlio è la parola. E la parola è sempre pronunziata. Questo padre ha un fiato per immetterlo nella parola. E questo fiato è lo spirito. Padre, parola, soffio, sono insieme. Qui e chiamano l'uomo. Noi siamo l'oggetto della chiamata di Dio. Sì, Dio ha chiamato all'esistenza le cose, ma un bel giorno dice voglio chiamare l'uomo e chiama l'uomo. Già lo se l'aveva immaginato in testa come doveva essere. Lui, Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo è beato. Le tre persone sono in comunione tra di loro. Hanno la felicità, hanno la gioia, hanno la vita. Ma decidono insieme perché questa vita che noi abbiamo, perché questa felicità che noi abbiamo, non la trasmettiamo ad altri? Perché non facciamo altri esseri simili a noi, persone come noi, che possano entrare anch'esse in comunione con noi? Perché non allarghiamo la cerchia della vita, la cerchia della gioia, della felicità eterna? E allora così i tre decisero, ambiterno, d'attuare nel tempo. Decisero di creare l'uomo. E così il buon Dio si mise all'opera e ce lo dice qui il libro del Genesi, fece l'uomo, dice Tertulliano che facendo l'uomo il padre guardava suo figlio, il figlio che si sarebbe incarnato, un occhio al figlio che si sarebbe incarnato, si doveva incarnare. E un occhio a quella creta che modellava per copiare il volto del figlio futuro che si sarebbe incarnato nel tempo in questo uomo. E poi un bel momento soffia con tutto il cuore, apre il cuore e soffia il suo spirito. E l'uomo divenne un essere vivente, un essere che guardava, che viveva. Aveva la vita. Un essere che riconobbe il suo Dio. E Dio lo fece persona perché entrasse in comunione con lui. Dotato di intelligenza, di volontà, delle facoltà così, diciamo adesso umane, connesse con l'intelligenza e con la volontà, perché l'uomo entrasse
in comunione con Lui e fosse felice, come Lui è felice, fosse per sempre nella gioia, come Dio è per sempre nella gioia. Questa chiamata si attua in tre tempi. Ecco il primo tempo della chiamata, un primo aspetto della chiamata, la chiamata alla felicità nella vita terrena. La chiamata cioè alla vita terrena, diciamo la chiamata alla prima felicità. L'uomo è chiamato ad essere felice in questo mondo. Fratelli e sorelle, dobbiamo essere ottimisti. Dio creandoci ci ha chiamati alla felicità di questa vita. E che l'uomo si rese infelice, ma Dio lo creò per essere felice. Lo mise nel paradiso terrestre, un luogo meraviglioso, un luogo dove scorrevano i fiumi, alberi, frutta, un luogo meraviglioso, cioè è così un'immagine del poeta scrittore per descriverci lo stato di natura pura, lo stato primigenio in cui Dio creò l'uomo, lo creò per la felicità, lo creò anche immortale, sapete, lo creò immortale, non doveva morire, lo creò impassibile, non doveva patire. Questa fu la prima opera di Dio, la chiamata alla vita. E ci ha chiamati per nome. Avvenne quel che avvenne, nel paradiso terrestre, il serpente si infilò, tentò l'uomo che era felice, lo ingannò e l'uomo decadde da quello stato. Ma Dio mantenne il suo piano e mantiene il suo piano, perché questa prima chiamata alla vita è ordinata a una seconda chiamata, a una vita più grande. Comunque fermiamoci a questa prima chiamata alla vita, che è già un grande dono di Dio, che significa chiamata alla felicità, identificate per ora felicità e vita. La vita è felicità, la vita è gioia, l'altra si chiama esistenza, un'esistenza che può essere non gioia, non felicità, ma la vita è felicità. La vita che era nel Padre, il Padre l'ha data al Figlio e il Figlio l'ha data agli uomini. Bene, noi siamo stati creati per la prima felicità in questo mondo. E Dio ci ha chiamati per nome, ecco un punto importante, che significa chiamare per nome, essere persone. Tu non chiami, mettiamo un albero per nome, sì, un nome della specie, ma come individuo non ha un nome, ce lo puoi mettere comunque, ma il nome indica la persona. Dio ci ha chiamato per nome. È detto nelle scritture, io ti ho chiamato per nome. Il nome, che cosa indica il nome? Indica la persona, che siamo persone. La persona è irrepetibile, lo dice la filosofia anche, è irrepetibile. Quella persona è unica al mondo. Tu come ti chiami? Come? Francesca? Ce n'è una al mondo, non ce n'è stata mai un'altra, si ha portato anche questo nome, ma Francesca, questa Francesca è unica al mondo, prima di lei non c'è stato nessuno, né dopo di lei ce ne sarà nessuno. Ognuno di noi è oggetto di un amore eterno di Dio. Egli ci vide, ci amò, ci creò, ci chiamò. Ci chiamò perché ci vide in se stesso come idea realizzabile,
Noi siamo incarnazione di un'idea divina, di un progetto divino. Per questo Dio, questi progetti che vive in sé, queste idee realizzabili, tra queste idee realizzabili scelse noi, scelse Francesca, scelse Giacomo, scelse Pietro, che poi chiamerà con il tempo, così uno dopo l'altro, come persone. E questa idea di Dio è unica. Matteo al mondo ce n'è uno. Giovanni, come ti chiami tu? Paolo al mondo ce n'è uno, questo Paolo. Non ce ne saranno altre. E Dio l'ama come se fosse l'unico. E lo chiama come se fosse l'unico. Dunque Dio ci chiama per nome. Quale nome? Non si chiama Paolo, Matteo, ma questo è un nome che ci mettono gli uomini. Il nome con cui Dio ci chiama non lo sappiamo. Fatto sta che Dio, chiamandoci per nome, ci ha dato la vita. È scoccata dalla sua bocca questa parola, Paolo! E Paolo fu. Come disse luce, come disse terra, come disse così fiori, così disse Paolo, e Paolo fu. Francesca, e Francesca fu. Si servì dai genitori di questo, di quello, trasmise la vita in una maniera, diciamo, umana, storicizzò la sua idea, si immise se stessa nella storia dell'uomo. Ma lui disse, e noi siamo. Siamo il termine di una chiamata divina. E nel nome c'è anche la nostra identità specifica, la nostra missione, la identità perché noi realizziamo un'idea di Dio, una missione perché Dio ci ha chiamato per compiere qualche cosa. Dio chiama l'uomo, tutti gli uomini, a che cosa? Ad entrare in comunione con Lui, ad amare, perché in questa comunione c'è la felicità. E già questa chiamata alla vita comporta una prima chiamata alla felicità, chiamata alla vita terrena. Benediciamo il Signore di questo grande dono della vita e godiamoci la vita come nel modo voluto da Dio. Perché se noi viviamo la vita a modo di Dio saremo felici, a modo nostro potremo anche non essere felici. Ma questa vita è un dono del Signore. Ecco la prima chiamata. Non posso essere più a lungo, perché siamo soltanto idee, diamo. Chiama il Padre, non di meno del Padre il Figlio, e il Figlio ci chiama. Ecco la seconda chiamata, è sempre Dio che ci chiama nel Figlio. Qui le cose cambiano. La seconda chiamata è molto più importante. Dio chiama alla grazia, cioè alla vita divina, alla vita del Figlio. Non siamo più semplici creature che entrano così in comunione con Dio attraverso la conoscenza e attraverso la volontà, ma è una chiamata alla partecipazione alla stessa vita divina, nel Figlio. Il Figlio dice, Padre mio, sì, chiamiamolo alla vita, questi uomini, però perché non comunichiamo la stessa nostra vita? Perché questi uomini non debbono godere dalla stessa nostra natura? Perché non le facciamo dei? Ed ecco che Dio decide, ecco mi esprimo così per rendere più, così più comprensibile, Dio decide di farci dei, dandoci la sua stessa natura divina. E qui testo di Giovanni, la vita che era nel Padre, il Padre l'ha data al Figlio, e il Figlio l'ha data agli uomini, perché come il Figlio vive per il Padre, così gli uomini vivono per il Figlio.
Così siamo stati fatti figli nel Figlio. A quanti lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio, i quali non da carne, non da sangue, né da volontà di uomini, ma da Dio sono nati. Da Dio sono nati. Noi siamo nati da Dio. Il germe di Dio è dentro di noi. Il seme divino è dentro di noi, ha prodotto quello che è la natura divina. Da un uomo nasce un uomo. Da un gatto nasce un gatto. Da Dio chi nasce? Dio. E questo seme divino, di cui parla la Scrittura, che è stato depositato dal Padre in noi, e nel Figlio siamo nati figli, al soffio del suo Spirito. Per cui i figli di Dio sono tanti, nell'unico Figlio di Dio, e tutti nel Figlio si sono diventati il Figlio di Dio multiplo. Cioè l'incarnazione si estende a tutti, figlio per natura ce n'è uno, gli altri si chiamano figli per grazia, figli per adozione, ma realmente figli, cioè partecipi della natura divina. Così abbiamo in noi la vita filiale, tutti siamo chiamati, noi almeno, siamo chiamati alla vita della grazia, che chiamiamo alla vita divina. Non tutti chiamati alla prima vita sono chiamati alla seconda vita. Non tutti quelli chiamati alla felicità terrena sono chiamati, almeno storicamente, sebbene nel piano divino c'era anche questo, sono chiamati alla seconda vita, la vita nostra di grazia, alla vita filiale. Ma noi, per grazia di Dio, siamo stati chiamati a questa vita filiale, e mediante il battesimo siamo stati inseriti in Cristo Gesù e siamo così i viventi in Cristo Gesù. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo Figlio, nato da donna, il quale ci ha fatti i suoi figli, e che noi siamo figli di Dio, lo testimonia il fatto che noi abbiamo lo spirito del Figlio, per cui possiamo gridare come il Figlio, Abba Padre. Ecco lo Spirito Santo che si innesta in noi, è lo spirito del Figlio. E quando il Figlio ritorna al Padre, ecco che tutti i figli nel medesimo spirito ritornano al Padre. Questo venire e ritornare, che vita divina, il Padre genera il Figlio, cioè il Figlio procede dal Padre e nello Spirito ritorna al Padre, ebbene in questo vorticoso procedere e ritornare che è vita, noi siamo coinvolti, per cui nel Figlio noi ritorniamo mediante lo Spirito al Padre e così entriamo in comunione con Dio, una comunione che è fatta di conoscenza e di amore, una comunione che è vita, gioia, felicità. Questa è la seconda chiamata. Non tutti quelli che sono chiamati alla grazia, storicamente, cioè in effetti, sono chiamati alla terza vita, alla terza felicità, che è la gloria del cielo. La gloria eterna del cielo. È vero che la vita terrena è ordinata alla vita della grazia, che la vita della grazia trovi il suo compimento nella vita della gloria, però non tutti quelli chiamati alla grazia arriveranno ad avere la vita della gloria. Però il Signore Gesù ha dato le premesse. Se noi viviamo nella grazia di Dio, se ci lasciamo condurre dalla terza persona della Santissima Trinità, lo Spirito, questo Spirito inevitabilmente ci condurrà alla vita della gloria. Per cui noi già portiamo dentro di noi
la chiamata alla gloria, quelli che il Padre da sempre ha conosciuti, lettera ai Romani, quelli ha predestinati, quelli che ha predestinati ha creati, quelli che ha creati ha giustificati, quelli che ha giustificati ha glorificati. Una progressione, noi già siamo glorificati, noi che siamo stati creati alla vita e giustificati nel Figlio. Queste tre chiamate del Padre, del Figlio e dello Spirito sono chiamate alla vita, sono chiamate alla felicità. Certamente questa vita terrena non può essere paragonata con la felicità della vita della grazia, che noi forse non sperimentiamo, ma che per tante persone è oggetto di esperienza, l'esperienza dei santi. Le esperienze della vita divina in noi sono meravigliose. E la vita della gloria non ha da paragonarsi come felicità, esperienze delle felicità, alla vita della grazia, qua giù, finché siamo in cammino, tantomeno alla vita terrena. Una volta che Paolo andò in estasi per grazia di Dio e fu rapito fino al cielo, e godette per un istante la vita celeste, quando poi ritornò, si stropicciò gli occhi e scrisse: io fui rapito. Non so se col corpo, non so se senza corpo, non lo so, ma quello che ho visto non può neanche immaginarsi dall'uomo. Quello che mai è venuto nel desiderio dell'uomo, che superce ogni desiderio, ogni aspettativa, queste cose io ho goduto, e queste cose Dio ci riserva. Per cui la felicità della vita celeste è meravigliosa. Vedremo Dio come Dio ci vede. Godremo Dio senza nessun impaccio. Saremo per sempre in una felicità, la felicità paragonabile a quella di Dio. Queste sono le tre chiamate, la chiamata del Padre, la chiamata del Figlio, la chiamata dello Spirito, meglio, la chiamata nel Padre, nel Figlio e nello Spirito, la chiamata di Dio, unico Padre, Figlio e Spirito Santo. Noi possiamo dire questa è la chiamata generale e dobbiamo ringraziare Dio di averci dato la vita nel tempo, la vita della grazia, la vita della gloria, di cui già abbiamo la caparra, lo spirito è caparra del nostro ingresso in cielo. Lo spirito cosa fa? Ci fa figli di Dio, difatti ci fa simili a Cristo, ci deifica, è questo spirito che ci deifica giorno dopo giorno, cambiando la nostra mentalità terrena, per adattarci a una vita celeste. Questo spirito, l'ultimo tratto che farà, risusciterà anche i corpi, come lo spirito risuscitò il corpo di Cristo, lettera ai Romani, capitolo 8, così anche risusciterà anche i nostri corpi. E ci diceva Ireneo, pochi giorni fa, nella liturgia delle ore, che viene depositato in noi il germe della gloria, l'Eucaristia. Il corpo di Cristo che noi riceviamo è pegno della gloria futura. Per cui abbiamo due caparre, la caparra dello Spirito e il pegno, il seme dell'Eucaristia dentro di noi. Per cui la gloria celeste è sicura per quanto sta da Dio. Noi possiamo anche con la nostra cattiva volontà svuotare il piano di Dio, ma da parte di Dio c'è la sicurezza. C'è l'Eucaristia dentro di noi, ma c'è soprattutto la caparra dello Spirito, colui che ci conduce in questo cammino verso la gloria. Perché il Padre, perché il Figlio, perché nel Figlio sempre lo Spirito torna al Padre e porta al Padre tutti quelli che trova nel Figlio, specie anche noi. Non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. E se qualcuno in Cristo Gesù è creatura nuova, noi siamo una nuova creazione, per cui abbiamo una prima creazione,
una seconda creazione, una terza creazione. Siamo noi chiamati a queste tre creazioni di Dio. Benediciamo il Signore, glorifichiamo il Signore, e prima di passare alla seconda parte, ecco un bel canto. Dio ha chiamato te. Dio ti chiama per nome. Quando Gesù passò lungo le strade della Palestina, chiamò Andrea, Pietro, Giovanni, seguimi, ti farò apostolo, diceva Pietro, ti farò pescatore di uomini. Un giorno era nella casa di Betania e Marta diceva a sua sorella, il maestro è qui e ti chiama. E Maria corse, si mise ai piedi di Gesù, accoccolata, e beveva, beveva contemplando le parole. Divenne una grande contemplativa. Gesù continua a chiamare Francesco, e Francesco d'Assisi si mette dietro di lui. Domenico, Giovanni Bosco, Colbe, e lo seguono. Dio chiama ciascuno di noi. Ci sono sì le grandi chiamate. Mosè, e Mosè risponde, e diventa il condottiero. Non voleva farlo, ma dovette dire di sì. Un giorno chiamò un bambino, Samuel, Samuel. Non capiva Samuele, perché non aveva l'orecchio alla voce di Dio. Poi ci fece l'orecchio, lo chiamò ad essere profeta, giudice del popolo. E Samuele aderì, disse di sì. Chiamò Isaia, tutti hanno ascoltato, ma nessuno ha risposto di sì alla tua chiamata. E allora disse, ecco io vengo. Isaia dice, chiama Geremia. Geremia non voleva sentire. Ah no, ah no. Ma poi dovette dire di sì. Chiamò Giona. Sì, ci vado, ci vado. Ma poi quello fece tutto il contrario. Ma poi dovette dire di sì. E così chiama anche noi. Perché ha un progetto di amore con noi. Ci sono i grandi uomini, ci sono i piccoli uomini, poco importa. Davanti a lui tutto è bello. Perché Dio scrive la sua vita con l'uomo. E ognuno di noi è un capitolo, una pagina della vita di Dio. Dio vuole fare storia di amore con te, con te, con te, con te, con te. Una storia di amore. Storia che devi scrivere Dio e tu, insieme, in una pagina del grande libro della vita. Più grande di quello. Il nome tuo è scritto nel libro della vita, di cui parlo nelle scritture. Diceva Mosè, Signore, cancellami dal libro della vita. In un modo di, così di amore verso il suo popolo. E dice nell'Apocalisse, quelli che sono scritti nel libro della vita, oppure non sarà cancellato dal libro della vita. C'è il libro della vita. Più bello di questo. Va bene, c'è il libro dei giusti, il libro dell'amore di Dio. Gli amori di Dio con gli uomini. Ognuno di noi è un capitolo di questi amori di Dio con l'uomo. Una storia d'amore.
che noi insieme scriviamo con lui. E Dio ci chiama a scrivere questa storia d'amore. Nel suo libro, insieme. E vuole il nostro sì. Mi vuoi prendere? Sì. E i due si fidanzano, diventano marito e moglie. In quel giorno mi dirai, non più mio Dio, ma marito mio. È la storia che troviamo in Osea. Ti fidanzerò. Toglierò dalla tua bocca i nomi di Baal. Ti farò mia sposa e tu canterai. Non mi chiamerai più mio Dio, ma marito mio. Non sarai più una terra abbandonata, ma ti chiamerai terra sposata, perché ti sposi il tuo Dio. Ecco, siamo chiamati a questo. Però Dio vuole il nostro sì. Possiamo dire di no. Il nostro sì in una missione che Lui ci affida, che è diversa, questa missione, così, l'una dall'altra. In un posto diverso, l'una dall'altro, perché Dio non si ripete mai. È una storia unica di amore. Vediamo cosa risponde Adamo. Quando Dio lo chiamò, dopo il peccato, cosa fece Adamo? Si nascose. Dio chiama nel paradiso terrestre, Adamo, Adamo, e Adamo si nasconde, fugge da Dio e si mette fuori dall'ascolto. La parola proprio greca esprime il concetto, è fuori dall'ascolto, per cui non coglie più la voce del suo Dio e non può entrare in comunione con Lui. Invece il secondo Adamo, Cristo, risponde sì. Ecco, tu mi hai chiamato. Proprio Paolo, che nella lettera agli Ebrei, ripetendo il Salmo 40, dice che fin dall'ingresso del Verbo di Dio in questo mondo, il Padre lo chiama, e gli aveva detto: non mi sono piaciuti gli olocausti e i sacrifici. E allora io ho detto, ecco, io vengo, Padre, per fare la tua volontà. Per questo mi hai forato le orecchie, perché la tua parola penetra dentro di me. Dice di sì, sia all'incarnazione, sia all'immolazione, sia alla croce, sì sempre. Fu un perenne sì, dice l'Apostolo, in Cristo Gesù non ci fu sì e no, ma fu sempre sì. Colui che lo chiamava. Anche la Madonna, nostra madre, fu un perenne sì. Dio la chiama ad essere madre, la chiama ad essere corredentrice, la chiama ad essere madre degli uomini e dice sempre sì. La risposta che Dio si attende da noi è una risposta in Cristo Gesù. Se noi siamo in Cristo Gesù, e Gesù fu sempre sì, ecco che noi non possiamo dire no. Quello che Dio vuole da noi è il sì. Dire di sì a Dio che ci chiama. È una profferta di amore quando Dio ci chiama. Dio ti offre il suo amore. È una chance che non possiamo noi disattendere. Perché da questa chance divina dipende il nostro avvenire, la nostra felicità o non felicità eterna. E allora, fratelli e sorelle, quale deve essere l'atteggiamento dell'uomo alla chiamata di Dio? Sì. Rispondiamo di sì al Signore che ci chiama. In questo momento il Signore ci chiama a seguire questo cammino, perché vuole scoprirci il suo amore. Lo Spirito Santo
farà le cose meravigliose che tutti ci attendiamo. Ci siamo messi in viaggio e Lui ci porta alle grandi scoperte. Scopriremo in questo viaggio le cose meravigliose di Dio. Faremo la scoperta del Padre, la scoperta del Figlio, la scoperta dell'uomo, la scoperta del Dio negli altri, la scoperta dello Spirito. Faremo le grandi scoperte che inebrieranno non soltanto di conoscenze inebriante la nostra mente, ma riempiranno il nostro cuore di amore e di felicità. Camminiamo con Dio. Ecco, fratelli e sorelle, è iniziato oggi il nostro cammino con Dio. Da oggi voi siete chiamati a scrivere la vostra storia di amore con il Signore. Già abbiamo iniziato col battesimo a scrivere queste storie d'amore, ma forse abbiamo dimenticato a scrivere. Dio ha scritto qualche cosa. Noi abbiamo dimenticato a scrivere quello che dobbiamo noi scrivere. E oggi il Signore ci invita, ascoltando la sua voce, a cominciare a scrivere la nostra storia di amore con Lui. Oggi, se ascoltate la voce del Signore, non vogliate indurire i vostri cuori. È un giorno di chiamata. Dio ti chiama. E quando uno chiama, che cosa fa? Uno si volta verso colui che lo chiama. Ecco, lo Spirito questa sera ci chiama. Ci fa sentire la voce del Verbo incarnato, la voce del Figlio, la voce di colui che ci ama. Ci chiama per nome, noi dobbiamo voltarci verso colui che ci chiama e andare verso colui che ci chiama, che ci tende la mano, che ci tende la bocca e vuole un bacio di amore. Amen. L'insegnamento di questa sera è di enorme importanza per il cammino nello Spirito, perché, se ben ricordate, abbiamo parlato dei quattro pilastri su cui si fonda la vita nello Spirito, e il primo pilastro è appunto l'amore di Dio. Ricordate bene i quattro pilastri? Dio ci ama. Secondo pilastro, l'uomo non può amare Dio, perché è peccatore. Dio manda il Figlio perché metta l'uomo in condizione di amarlo. Il Figlio di Dio, venuto in questo mondo, a coloro che lo accettano, dà il suo Spirito, il quale realizza l'amore di Dio nell'uomo, mette l'uomo in comunione con Dio, in cui l'uomo raggiunge la felicità. Sono questi i quattro pilastri. Ebbene, il primo pilastro è l'amore di Dio. Il nostro Dio è un Dio che cerca l'uomo. In tutte le altre religioni degli uomini, sono gli uomini che cercano Dio affannosamente e non arrivano a trovarlo, anche quando credono di averlo raggiunto. Nella nostra santa religione, invece, è Dio che cerca l'uomo. Lo cerca perché lo ama. Siamo arrivati al paradosso che anche quando l'uomo non sente il bisogno di Dio, Dio sente il bisogno dell'uomo.
L'uomo può fare a meno di Dio camminando per le vie di questo mondo, ma Dio non può fare a meno dell'uomo. È un paradosso. Dio ha bisogno dell'uomo. Ha bisogno, cioè, di incontrarsi con colui che ha creato perché lo amava. E lo amava da sempre. Ti ho amato di amore eterno, per questo ti sono venuto incontro. Scoprire l'amore di Dio è una meraviglia. È la prima grande meraviglia. È la prima cosa che lo Spirito fa in una persona è scoprirgli che Dio lo ama, che è oggetto dell'amore di Dio. È una scoperta che ci riempie di gioia infinita. Sapere che Dio mi ama, mi ha amato da sempre, e mi cerca, è felice quando mi trova. Io sono la gioia di Dio. Ma io sono così, così. Io sono la gioia di Dio. Io faccio felice Dio se mi lascio trovare da Lui, amare da Lui. Ed è lo Spirito che ci fa vedere quest'amore di Dio. Ci porta pian piano alla scoperta dell'amore di Dio. Prima, quando eravamo pagani, anche pagani battezzati, eravamo distratti dalle cose di questo mondo che ci abbagliavano, non pensavamo che l'amore di Dio è diffuso attorno a noi e che Dio, per polarizzare l'uomo, magnetizzare l'uomo, ha segnato ogni cosa nel suo amore, ha messo un marchio in tutte le cose, per cui l'uomo, vedendo le cose, dicesse: Dio mi ama. Perché ogni cosa Dio l'ha creata per l'uomo. E in ogni cosa ha messo il suo marchio, il suo vestigio, perché l'uomo riconoscesse che quella cosa bella, necessaria all'uomo, l'ha fatta lui. E l'ha fatta per lui, perché lo amava. E mentre prima camminavamo distratti tra le cose di questo mondo, come in penombra, forse anche nel buio, quando questa luce dello Spirito ci investe, è come questa stanza che, aperto l'interruttore, si illumina. Ci possono essere tante cose belle che prima non vedevamo. Camminavamo a tentoni, sapevamo sì che c'erano queste cose, ma adesso le vediamo e scopriamo che ogni cosa ci parla di Dio, ci parla dell'amore di Dio, è lo Spirito che ci illumina e ci dice: tutto quello che vedi Dio l'ha fatto per te. Succede a noi quello che è successo ad Adamo, quando Dio gli condusse davanti tutti gli animali, gli fece vedere tutto il creato e gli disse: tutto questo l'ho fatto per te. Tutte queste cose sono tue, te le do in dono,
ma tu sei mio, tu sei il mio dono, tu sei il mio amore, tu sei per me, tutto è tuo, ma tu sei di me, perché io ti amo. I santi nel dono di scienza, ne parleremo l'altra volta, arrivavano a scoprire le vestigie di Dio nelle cose. I fiori parlavano della bellezza di Dio, le tre dimensioni, l'altezza, la lunghezza, la larghezza, ai santi parlavano della Trinità. Tutte le cose sono tridimensionali, ecco i vestigi della Trinità. I santi nel lume della scienza vedevano Dio in ogni cosa. A noi è sufficiente questo? Che lo Spirito ci scopra che tutto ciò che esiste Dio l'ha fatto per me. E per me personalmente, per me, come se fossi l'unica persona del creato. E Dio mi fa ascoltare la voce delle cose che mi cantano di Lui, mi parlano di Lui. Dice il salmista, i cieli narrano la gloria di Dio. E dice Sant'Agostino, se narrano è segno che qualcuno li ascolti, perché nessuno narra quando non c'è uno che ascolta. Eppure noi non abbiamo ascoltato la voce delle cose. Lo Spirito ci mette in grado, aprendo gli occhi e aprendo le orecchie con l'effeta, di vedere le vestigie di Dio e ascoltare la voce delle cose che parlano dell'amore di Dio. La scoperta del creato è la scoperta dell'amore di Dio nella luce dello Spirito. Poi lo Spirito ci conduce attraverso un altro mondo, il mondo della rivelazione vera e propria. Dio si è autorivelato. E nelle scritture ci dice che io sono l'amore. E questa è la definizione che Dio dà di se stesso. Dio è amore. Ed è bello vedere quest'amore di Dio nella pratica. Cioè non è una semplice affermazione, io sono l'amore, ma Dio mostra nella storia della salvezza il suo amore per l'uomo. Dio nelle scritture si chiama amore. Nelle categorie umane dell'amore noi abbiamo il padre, la madre, lo sposo, il fidanzato, il marito, l'amico. Sono così le categorie umane che esprimono l'amore che uno ha verso un altro. E allora Dio prende queste categorie umane per dirci che Egli ci ama come padre, ci ama come madre, ci ama come sposo, come marito, come fidanzato, come amico. Ossia, e Dio prende tutte le categorie dell'amore in uso presso gli uomini per dirci che Egli è padre, madre, amico, sposo. Anzi, tutte queste cose insieme, e supera tutte queste cose. Tanto è il suo amore, grande, immenso, infinito, per noi. Ossia Dio non sa come inculcarci questa verità, che è la verità base delle scritture. Dio ti ha scelto,
Dio ti ha amato, tu sei il popolo caro a Dio. Dio per questo ti ha scelto, perché ti ha amato. Dio ci ama come padre. Ecco, Dio è provvidente, salva, difende il suo popolo, si chiama padre. Io ti ho amato di amore eterno, eterno il suo amore. L'amore del Signore è meraviglioso. Ecco, l'amore del padre che si chira sul figlio, protegge il figlio, custodisce il figlio. Qualche volta lo corregge perché lo ama. Quante volte Dio è chiamato padre nelle scritture, e finalmente Gesù, quando venne in questo mondo, ci dà il vero volto di Dio, non un Dio terribile, non un Dio giudice, ma un Dio padre. E ci dice, quando pregate, pregate così, Padre nostro che sei nei cieli. E poi dice così, se voi che siete cattivi, quando il figlio vi chiede un pane, voi padre non date una pietra, e se vi chiede un biscotto, non date un serpente, quanto più il Padre vostro che è buono non vi darà cose buone a voi che richiedete. E dice ancora quel bellissimo passo che cita la Madonna Medjugorje, capitolo 5 di Matteo, là dove dice: guardate gli uccelli del cielo, guardate i fiori dei campi. Ora se Dio ha cura degli uccelli del cielo e dei fiori dei campi, quanto più ne avrà cura di voi, che siete i suoi figli, Dio è padre. Dio si chiama madre. Sapete, Dio è madre. Siamo più abituati a chiamare Dio padre che Dio madre. Eppure ci sono dei testi bellissimi nelle scritture in cui Dio è madre. Dice così il Signore in Osea: io conducevo Efraim per mano. E come una madre che prende il bambino e lo avvicina alla sua guancia per fargli sentire il suo calore, così ho fatto io, dice il Signore. Ti prendo, ti sollevo sulle mie braccia, ti avvicino alla mia guancia per farti sentire il calore della mia carne, della mia pelle. Io ti imboccavo come la madre imbocca il bambino quando è piccolo perché tu ti nutrissi, così io ti amo. Può una donna scordarsi del pargoletto, frutto del suo grembo, ma non piuttosto lo stringe al suo petto e lo conduce? Ebbene, io vi dico, se c'è una madre che si scorda del suo pargoletto, non io mi scorderò di voi, perché sono madre più di qualunque altra madre. Dio è madre. Ci ama di amore materno. Dice Dio, le mie viscere si commuovono, meot, le mie viscere si commuovono come le viscere della madre di fronte al proprio figlio. Tra parentesi, quando Dio ci dice amerai il Signore Dio tuo con tutta la tua mente, tutto il tuo cuore e poi con tutte le tue forze, nel testo ebraico c'è meot, che significa o viscere, oppure significa con tutte le tue forze, ma nel senso letterale
e con tutto il tuo molto, con tutto il tuo assai, cioè con tutta la tua mente, tutto il tuo cuore e tutto il tuo molto, il tuo assai. Ora questo Dio è un Dio che ci ama molto, con tutto il suo assai. Un modo di esprimersi in questa lingua per dire che l'amore di Dio è più di quanto noi possiamo immaginare e che Dio vuole che noi lo amiamo come Lui ci ama. Tante volte Dio si chiama sposo, perché l'amore di Dio è anche tenero, tenerissimo. Non è l'amore dello sposo, che ci sono due amori di spose, l'amore di fidanzato, l'amore di sposa e l'amore di marito, tre categorie diverse. L'amore di fidanzato è bello, poetico, l'amore di sposo è ancora un amore tenero e intimo, perché c'è già l'esperienza della sposa. L'amore di marito è un amore di protezione e di fedeltà. Dio ama con tutti questi tre amori. Alle volte si chiama fidanzato, alle volte si chiama sposo, alle volte si chiama marito. Testi arditissimi sono questi. Dio ti ha amato e ti ama come una fidanzata. Ti ricordi del tempo del nostro fidanzamento? Il tempo dell'Egitto era il tempo del fidanzamento. E adesso io ti condurrò di nuovo nel deserto, parlerò al tuo cuore, ti fidanzerò di nuovo e tu canterai come nei giorni del nostro amore. Leggete il Cantico dei Cantici. Lì è la sposa, è l'amore di sposo. Già c'è stata un'esperienza di amore tra lo sposo e la sposa. E lo sposo è inebriato della sposa. Noi non possiamo immaginare come Dio si possa inebriare di una creatura, ma se lo vede Lui, e Lui menzogna, non ne dice. Se lo vede Lui, come si può obbiare di me? Io schifo posso fare a Dio, ma Dio invece è inebriato di me. Se poi leggiamo la cantica, per dire, tu sei meravigliosa, i tuoi occhi sono meravigliosi, le tue labbra, il tuo petto, il tuo corpo, una meraviglia, il tuo amore è come il vino drogato, mi fa andare in bisibilio, io ho perduto la testa per te. Ecco, Dio non sa che cosa più inventare per dirci che Egli veramente ci ha, e non sono fandonie. Il testo più ardito è quello di Osea, quando Osea lì, il Signore gli fa prendere per moglie una bebè, come si chiama, una di queste della bella strada, perché aveva il suo disegno di amore, e poi dice, poi quella però lo tradisce, non solo quella ha dovuto pagare per comprarla, ma poi lo tradisce. Comunque tu dici, Signore, tu mi hai tradito. E Dio è geloso, gelosissimo. La gelosia di Dio è tremenda. Paolo dice così, che conosceva la gelosia di Dio, parlando alle persone, dice così: io vi ho sposato in Cristo Gesù. Anche lui si atteggia a sposo, ma lo sposo ce n'è uno. E vi amo della gelosia di Dio. Ecco, io sono un Dio geloso, dice il Signore, geloso. Voglio essere riconosciuto come l'unico Dio. Ebbene, questa sposa lo aveva tradito. E allora questa sposa finalmente viene perdonata. E allora Dio dice, tu non ti chiamerai più terra abbandonata, ma terra sposata, perché il tuo sposo è il Signore, il tuo sposo ti ha sposata, tu sei la terra sposata, e in quel giorno tu mi chiamerai marito mio,
marito mio, e io ti chiamerò amata mia, moglie mia. Non aveva più dove arrivare il Signore, per dire che veramente ci ama. Dio ci ama d'un amore di amicizia, amico. Anche Gesù dirà, voi siete i miei amici, il Padre mio vi ama. E sapete perché siete i miei amici? Perché il Padre mio vi ama come amici. Soprattutto sono i profeti gli amici di Dio. Sapete come ragiona Dio? Quando Gesù, Dio, voleva distruggere Sodoma e Gomorra, cosa fece? Parla, così Dio un ettrino parla e dice, beh, dobbiamo distruggere Sodoma e Gomorra. Ma che facciamo? Glielo dobbiamo dire al nostro amico Abramo. Possiamo nascondere questa cosa all'amico nostro, perché agli amici non si nasconde niente. Così Dio quasi ragiona tra di sé, poi decide, glielo diciamo, e così chiama Abramo, sai Abramo, abbiamo intenzione di fare questo e questo, e Abramo mette tutte le malavate che stai facendo, Signore. Comunque Dio tratta Abramo come un amico. E dice il profeta Osea, Amos, dice così, che forse Dio fa qualche cosa qui sulla terra senza dirlo ai suoi amici i profeti. Dio le cose le dice. E quando Gesù fa la parabola del seminatore, poi dice così agli apostoli, agli altri io parlo in parabola, ma a voi io parlo così da amico e vi rivelo tutto quello che il Padre mio mi ha detto. Non posso celarvi niente, dice allora, trovi il Signore, di quello che mi ha detto il Padre mio, perché voi siete miei amici. Vedete, Dio sceglie tutte le categorie umane dell'amore per dirci che ci ama. Questo è nel libro della Rivelazione. Dio è amore e ci ama. Non sapevo come dircelo meglio. Io ti amo e sono tuo padre, tua madre, tuo fidanzato, tuo sposo, tuo marito, tuo amico. Io ti amo immensamente. Tu sei il mio amore. Che cosa bella sentirsi l'amato da Dio. Io sono l'amato da Dio. Io ho un amante, Dio. Dio è pazzo di me. Dio è innamorato di me. Dio ha perduto la testa per me. E sapete, quando l'amore non è corrisposto, allora diventa furente, l'inferno perché esiste. E l'amore non corrisposto. L'amore non corrisposto. E il paradiso cos'è? È l'amore corrisposto. Dio amore e chiede amore. La vera risposta che possiamo dare a Dio è di dire di sì all'amore, lasciarsi amare da Dio. E quando diciamo sì a Dio, allora succede il fine mondo in una persona. Quando noi leggiamo le esperienze mistiche delle persone, allora c'è da andare in visibilio. Le persone cadono in deliquio, cadono in estasi, perché sentono la vampata dell'amore di Dio. Il vero amore non è quello che si trova tra gli uomini. Il vero amore è quello che ti ha nella relazione con Dio. Quello è il vero amore. Il vero fidanzamento non è quello che si ha tra gli uomini. Quello è una figura del vero fidanzamento, che è quella dell'anima con Dio. Le vere nozze non sono quelle terrene, sono soltanto questo un segno, un simbolo delle vere nozze, le nozze nostre con Dio. La vera storia di amore non è quella che si scrive o si vede tra gli uomini, quella è soltanto un simbolo, un segno. Ma il vero amore, la vera storia d'amore è quella mia con Dio. Quello è il vero amore.
e Dio dà l'esperienza di sé. Ora vedremo che cosa fa questo amore. Non è più come l'amore umano. L'amore umano non può giungere a quello a cui giunge l'amore di Dio. Arriva fino a un certo punto l'amore umano. Anche l'amore più intimo tra due sposi non arriva a quell'esperienza che in cui si arriva nell'amore di Dio, a quella conoscenza misteriosa, a quella compenetrazione vitale tra l'uomo e Dio. L'amore che trova il suo compimento, come vedremo, nell'incarnazione. E allora ecco lo Spirito Santo che ci ha condotto attraverso la natura, attraverso la scrittura, alla comprensione dell'amore di Dio. Adesso lo Spirito Santo ci fa penetrare nella capoccia di Dio. Ci fa penetrare nel mistero nascosto nei secoli, di cui parla Paolo, e adesso soltanto rivelato ai santi. Qual è questo mistero? Il mistero dell'incarnazione, che è il segno più grande dell'amore di Dio. Dio nella natura lo troviamo trascendente. Sì, abbiamo i segni di Dio. Nelle scritture Dio è la parola che parla, si autorivela, ma è un po' distante ancora. Ci parla d'amore, ma ancora questo amore non si è congiunto con noi. E allora ecco l'incarnazione, il primo grande dono dell'amore, il primo segno, la prima manifestazione più grande dell'amore concreto di Dio. Dio scende in mezzo agli uomini. Dio si incarna. Dio vuole stare con noi perché ci ama. Due che si amano vogliono stare insieme, vogliono dormire insieme, vogliono essere l'uno nell'altro. Questo è l'amore. E questo fa Dio. Cosa fa Dio? La prima cosa che fa, dice, vediamo come possiamo realizzare questo piano, che Dio diventi uomo. Perché se io resto soltanto Dio e non mi umanizzo, come posso unire all'uomo? E allora Dio si umanizza. Se io non valico l'eternità e non mi faccio temporale, come posso unirmi all'uomo che è nel tempo? E allora l'Eterno esce dalla sua eternità ed entra nel tempo. Dio esce dalla sua divinità e si fa uomo. Con questo meccanismo, diciamo, con parole umane, ecco che il padre e il figlio scelgono la creatura più bella che hanno creato, Maria, la creatura meravigliosa, il punto più alto dell'universo in cui hanno concentrato tutto l'amore, tutta la perfezione creativa. E poi ecco che il padre e il figlio dicono, mandiamo lo Spirito, la terza persona, e lo Spirito Santo scende in Maria. E il figlio di Dio, la seconda persona, scende in Maria. Maria è investita dallo Spirito, ecco che produce dalla sua carne, animata, cioè mossa dallo Spirito, la natura umana del figlio. Il Verbo di Dio si incarna, Dio diventa uomo. Dove il figlio lì è il padre, dove il figlio lì è lo spirito. In Maria il padre, il figlio e lo spirito
diventano una cosa sola con l'uomo. Maria diventa il tabernacolo della Trinità e l'inizio della nuova creazione. L'incarnazione del Verbo è il punto più culminante dell'amore di Dio. Dio non poteva fare di più di quanto ha fatto con l'incarnazione. E qui incomincia l'epopea di Dio, del Padre, del Figlio e dello Spirito. Il Figlio di Dio unisce in sé tutte le umane creature. Nel grembo di Maria eravamo tutti presenti. Si unisce in Maria a tutti noi, radicalmente. Io mi fermo perché non posso, ci andiamo per le lunghe. E mi vedete che dovrebbe essere mezz'ora, ma sempre c'ho questo brutto vizio. Pazienza. Ecco, con l'incarnazione c'è l'apice dell'amore di Dio. C'è la congiunzione tra l'uomo e la divinità. C'è la ierogamia, sponsalizio, unione tra l'uomo e Dio. Ieros gamia, cioè matrimonio con Dio, unione con Dio, unione sacra. E allora ecco che cosa succede. Qui fanno a gara. Il Figlio che cosa ti fa? Ti dà un dono. Il Padre ti dà un dono. Lo Spirito Santo ti dà un dono. Tutti un dono di amore. Ecco, il Figlio ti dona suo Padre. E dice all'uomo, ecco, io mi sono fatto come te. Sono con te. E adesso tu hai ritrovato tuo Padre. Cioè il Padre mio, io te lo do per Padre. Perché siamo marito e moglie. Siamo uniti. Il Padre tuo è il Padre mio. Per cui noi abbiamo adottato il Padre, come il Padre ha adottato noi per figli, e Gesù ci dona suo Padre. Il dono più grande, il Figlio che ci redime, muore per noi, il grande dono che muore per noi. Nessuno ha un amore così grande quanto quello di un amico che dà la vita per un amico. Gesù muore per noi, per darci la vita. Lui muore e noi viviamo. Questo è il vero amore. E nessuno di noi ha amato tanto un altro da dare la vita. Il marito non muore per la moglie, ah, la moglie, vabbè, altro che morire. Invece Dio è morto per noi, altro che lasciare. E noi eravamo brutti, eravamo peccatori, nemici di Dio. Eppure Dio muore per noi per farci belle, per lavarci con il suo sangue, per farci creature belle. Dio ha dato la vita per noi per rendersi la sua Chiesa bella, pura e senza macchia. Ecco l'amore di Dio, un amore di perdizione, soltanto un amore di perdizione. Puoi guagliare l'amore di Dio. L'amore del Padre che dà suo Figlio lo dà alla morte per noi. Santa Teresa del Bambino, Santa Teresa d'Avila, questa grande santa, contemplando in estasi l'amore che il Padre aveva portato agli uomini, secondo il detto di Giovanni, tanto Dio ha amato l'uomo e il mondo da dare il suo Figlio, da consegnare il suo Figlio. Il Figlio è tutto per il Padre, eppure il Padre lo ha dato a noi, alla morte per noi, perché ci amava. Per conquistarci tutti noi ha sacrificato suo Figlio, l'unigenito, colui per cui egli è Padre, per amor nostro. Lo dice più volte la Scrittura. E Santa Teresa così si rivolge al Padre Eterno.
e poi si rivolge al figlio e gli dice: Padre eterno, scusami, ma tu sei pazzo. Sei pazzo perché hai consegnato tuo figlio ai carnefici per noi, per gli uomini. Sei un padre snaturato e pazzo. Ecco, la santa ardire dire così, dare del pazzo a Dio. Gesù, tu sei pazzo perché ti sei dato per noi, pazzo. Tu sapevi come avrebbero risposto gli uomini al tuo amore. Sei stato pazzo. Tanto è l'amore di Dio. Quanti santi comprendevano l'amore di Dio. E San Francesco andava camminando per le strade, e diceva: l'amore non è amato, l'amore non è amato. E quando un giorno bussò, sentì il baccano, andò a trovare i vecchi amici, era carnevale, in questi tempi, e li trovò che banchettavano, bevevano, mangiavano. Allora disse così, rivolto gli amici, lo dice: oh Francesco, Francesco. Allora Francesco dice: o siete pazzi voi, o sono pazzo io. E se ne andò, perché io sono l'innamorato di Dio. Voi siete pazzi nel non riconoscere questo amore. C'è proprio da perdere la testa quando si pensa all'amore di Dio. Pensate che la prima contagiata di questo amore è la Madonna, la quale dà suo figlio per noi. Per noi, la prima contagiata dall'amore del figlio. E vediamo cosa fa lo Spirito Santo, niente devo fare. Il Padre ci dà suo figlio, il figlio dà la sua vita e ci dona il Padre. E lo Spirito Santo che fa? Ci penso io ora. Non sono di meno del Padre e di meno del figlio. Io la so più lunga. Io mi colloco dentro l'uomo ed abito nell'uomo, faccio la mia dimora nell'uomo, il mio paradiso lo metto nell'uomo ed abita dentro di noi. E così, se voi volete venire, venite, dice al Padre e al Figlio, e siccome dove è lo Spirito, ivi c'è il Padre e il Figlio, ecco che il Padre e il Figlio, insieme con lo Spirito, e a causa dello Spirito, dimorano in noi. E noi siamo diventati dimora di Dio. Dimora di Dio. Ma lo Spirito Santo adesso deve nutrire questa vita di grazia. Come faccio? E allora ecco il grande dono. Dono del Padre, dono del Figlio e dono dello Spirito. Ma opera soprattutto dello Spirito, l'Eucaristia. Voi sapete che l'Eucaristia è il dono dello Spirito. È lo Spirito Santo che fa l'Eucaristia. È Lui che nell'epiclesi cambia, attraverso le parole del sacerdote, il pane nel corpo di Cristo, il vino nel sangue di Cristo. E ci dà Gesù. Ci dà Gesù. E dandoci Gesù, mette in noi la vita divina. Dirà Gesù: chi mangia di me e beve di me avrà la vita eterna. Noi mangiamo la carne del Figlio di Dio. Mangiamo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. E diventiamo Dio perché diventiamo quello che sumiamo. E qui è nell'Eucaristia che avviene la vera ierogamia, l'unione profonda tra l'uomo e Dio, la commistione dell'uomo con Dio. Dio viene assorbito da noi e noi diventiamo Dio. Siamo così commensali, ma anche, come dice la Scrittura,
siamo connaturali di Dio, diventiamo unica cosa con Dio e diamo così le premesse della gloria futura, che è il grande dono del Signore. Il trionfo dell'amore. Gli amici vogliono stare insieme. Dio discende sulla terra e sta con l'uomo finché è pellegrino qua giù, ma poi dice: quando è terminato il corso della tua vita, verrai con me per sempre nella mia casa, ti renderò felice. Allora celebreremo le nozze eterne, saremo felici per l'eternità. Quello che non ho potuto realizzare se non nel segno, nell'anticipo in questo mondo, lo realizzerò in pienezza nell'altro mondo. Per ora ti do il mio spirito, per ora ti do l'Eucaristia, Spirito Santo ed Eucaristia, i grandi doni. Ma una volta che tu chiuderai gli occhi, sarai con me per sempre, nella gioia divina. La felicità eterna che io la condivido con te, perché io ti amo, tu sei il mio amore. Ecco che io celebro con te le nozze eterne. Questo è l'amore di Dio. E allora, fratelli e sorelle, amore chiede amore. Dio è venuto a chiedere l'amore. Ecco, bussa al tuo cuore, fammi entrare. Voglio restare con te. Diceva Gesù, le mie delizie è stare con i figli dell'uomo. La gioia di Dio è stare con me, è stare con te. Dio ti cerca continuamente, perché Dio ti ama, ti vuole con sé, non vuole niente da te, vuole il tuo cuore. Figlio, dammi il tuo cuore, chiedi il tuo amore. E allora qual è la risposta della creatura? Sì, Signore, io mi lascio amare da te. Mi lascio prendere da te. Il grande comandamento che tu mi dai, io mi sforzerò di adempierlo. Amerai il Signore Dio tuo, con tutta la mente, con tutto il cuore, con tutte le forze. Tu questo mi dici, e io ti voglio amare con tutta la mente, tutto il cuore, tutte le mie forze. La mia vita è tua. Io voglio fare l'esperienza di te, e Dio farà l'esperienza di amore con noi. L'esperienza dell'amore di Dio è meravigliosa. Non c'è esperienza più grande in questo mondo quanto l'esperienza dell'amore di Dio. I santi che sperimentavano Dio cadevano in estasi, perché la natura umana non può sperimentare un amore così grande. E allora, fratelli e sorelle, questa vita terrena è un cammino verso l'eternità. L'amore ci chiama. Ecco che noi cominciamo qui il canto nuziale. Si cammina cantando, cantando colui che ci ama. Noi cantiamo un cantico di amore qui sulla terra. Si vive cantando l'amore. Lasciamoci amare da Dio. Diamo un tono nuziale alla nostra vita terrena. Andiamo verso le nozze eterne, perché Dio ci ama. Abbiamo trovato l'amore, e avendo trovato l'amore, abbiamo trovato tutto, la ragione della nostra esistenza. Dio. Amen.